Claudia Cardinale l'Indomabile. Come è arrivata proprio la scelta di questa? È stato un po' un intuito, ovviamente un intuito che nasce da una conoscenza intima di mamma. E, quando abbiamo iniziato a parlare con Cinecittà, mi è sembrata una cosa evidente. E il libro ci ha poi permesso di approfondire e di capire ancora meglio come questa indomabilità si sia espressa. C'è stato, come prima di ogni cosa, l'intuizione, poi dopo ci siamo accorti che, diciamo che per me, figlia di un incontro indomabile, era abbastanza ovvio che per me mamma lo rappresentasse questo. Poi la donna che è diventata anche oggi, cioè siamo molto vicine, dunque per me era molto ovvio, e poi dopo appunto la comprensione che questa indomabilità nei momenti magari meno ovvi si è espressa attraverso i suoi personaggi e i ruoli che gli hanno attribuito, i ruoli che in qualche modo i registi la chiamavano ad interpretare, come se venissero a voler tirar fuori questa parte indomabile anche in momenti in cui magari si vedeva di meno. Nel fare questo, nel raccontare, no, Claudia e tua mamma nel libro, c'è qualcosa che hai scoperto magari e che non pensavi, o che magari ce l'avevi sempre avuto davanti agli occhi, no? Però appunto suppongo sia una ricerca o, certo, un dialogo. È stata una grande occasione questo libro per entrare nel dettaglio e per comprendere ancora meglio tante cose. Appena questo incarico mi è stato attribuito, c'è stata la volontà di entrare in contatto con Barbara Corsi, che aveva scritto il primo libro su Cristaldi, a contatto con tutto l'archivio che avevo letto, e dunque per me anche lì è stata la volontà di proseguire questa ricerca, anche con Cristina Iandelli, portare delle visioni anche appunto di studiose che hanno lavorato su quel periodo, sul divismo, e dunque capire ancora meglio che cosa fosse stato quel periodo, come insomma i suoi ruoli, il suo talento anche di attrice. Poi ci sono stati appunto anche la scoperta del primo racconto di Masolino D'Amico, che non conoscevo, questo il momento in cui andò a incontrare mamma, che ancora non era nessuno e che sbarcò dalla Tunisia in bikini al Festival di Venezia, e fu lui ad andare ad accostarla. Dunque ci sono state tante sorprese, tanti approfondimenti che sono stati dati da ogni testo, anche il lavoro intorno al cinema di papà e di mamma, che è stato fatto da Jean Gilly, da Toffetti, ma devo dire che ogni contributo è stato comunque un approfondire un argomento e uno scoprire qualcosa, sì. Come attrice, quando l'hai scoperta? Con che film l'hai scoperta? Allora, come da molto piccola capitò di vedere La Viaccia, che fu un po' uno shock, perché mamma nel film La Viaccia fa la prostituta, e mi ricordo che ero piccolina e non era una cosa organizzata, passava forse in televisione, e mi ricordo che dissi: ma allora mio padre chi è? Ero un pochettino sconcertata. Per fortuna avevo staccato gli occhi a mio padre, per cui papà mi guardò e disse: guarda, non ti preoccupare, sono io. Ho detto: va bene. E questo, diciamo, l'incontro di una bambina con il cinema, poi dopo, e con l'immagine e l'alterità di un'attrice, poi è stato tutto, poi le cose si sono fatte con gran naturalezza. Da un punto di vista, diciamo, più di comprendere il mestiere d'attore, è venuto invece più tardi con il teatro, quando l'ho vista a teatro. Anche lì un grande atto di indomabilità, di coraggio, perché non è stato facile per lei mettersi in gioco in un campo ignoto a lei, perché non veniva dal teatro. E dunque in quel momento lì io ero un po' più grandicella, e dunque c'è stato questo incontro con il mestiere d'attore, che in qualche modo ovviamente è messo molto a nudo a teatro. E adesso c'è Cinecittà, ha restaurato alcuni film, anche il MoMA ne ha scelti altri. Ma qual è secondo te il film da consigliare magari a dei ragazzi che devono scoprire la straordinaria Claudia Cardinale? Allora, probabilmente c'era una volta il West, è un film di entrata per le giovani generazioni, probabilmente.
Poi però è anche vero che è anche bello invece portare i giovani a vedere qualcosa di meno atteso, come anche La ragazza con la valigia, dei film così intimi dove il mestiere di attore è così preciso, così delicato, che è un cinema che insomma di una grande eleganza. Però è difficile, poi ci sta anche Bello Onesto, Sposerebbe Libata. Ci sono tante entrate, dipende un po' da quello che... se si cerca una commedia per entrare, però diciamo che quello più ovvio probabilmente C'era una volta il West, però è anche interessante appunto portare i giovani a rivedere un cinema magari che necessita più attenzione, non dico di tutti i film, però insomma, e anche avere una finestra su quell'epoca particolare. Qual è l'insegnamento che magari hai fatto tu più grande di tua mamma? Beh, probabilmente mamma ha sempre voluto pronare, mettere in avanti l'indipendenza, l'essere una donna libera. Questo contava molto per lei ed è qualcosa che mi ha trasmesso, e adesso appunto anche attraverso questa, la fondazione che abbiamo appena costituito, c'è questa volontà di proseguire anche un lavoro, un impegno nei confronti delle donne e dell'ambiente insieme, attraverso l'arte, la creazione artistica. E dunque diciamo sì, questa una grande semplicità, ma anche una grande appunto desiderio di indipendenza della donna, una figura femminile forte sicuramente, sì.